super professional. Ho messo anche il cellulare a prendere l'audio, vediamo come funziona. Buongiorno ragazzi, spero tutto bene. Stamattina vado a fare un piccolo allenamento, ma prima di farlo ho mandato ad Andrea 5 domande a cui sia io sia lui risponderemo in maniera indipendente per raccontarvi come ci stiamo allenando in questo periodo di quarantena. Ho chiesto a mia nipote Giulia di intervistarci, che lo farà a distanza. Lei è sempre sulla panchina del mio giardino. Andrea, re degli amatori e Massi, principe dei master, cercheremo di raccontarvi come ci stiamo allenando in questo periodo di emergenza sanitaria. Ora vado a fare un piccolo workout, lascio la parola a mia nipote Giulia che tra l'altro doveva andare a Taiwan a studiare cinese, invece starà a casa con noi e spero che contribuirà al canale che peraltro ha già raggiunto 1000 iscritti dopo 3 mesi. Tornato dal workout registrerò la mia intervista, alla fine dell'intervista doppia torniamo qui per un commento finale. Ciao Andrea, ciao Massi, come state? Ciao a tutti, ciao Max, come sto? Innanzitutto mi sento in gabbia, sto correndo poco, con poca voglia, mi sto facendo forza, diciamo che sto cercando di mantenere, non vedo l'ora che ripartano le competizioni, non vedo l'ora che ci lasciano liberi di allenarci, per ritornare a darci dentro più di prima. Sicuramente quando ripartirò a correre avrò più voglia di prima, di spaccare tutto, diciamo. Ciao ragazzi, io sto bene. Certo che passare da 4 viaggi a settimana a stare a casa 5 settimane di fila tutti i giorni in conference call dalle 8 del mattino fino alle 6 di sera non è sicuramente facile. Comunque tutto bene, è stato sicuramente un trauma, ma come ogni trauma dopo 14 giorni si prende coscienza del cambiamento e ci si adatta. Quindi con il sorriso cerco di andare avanti e cerco di essere sereno e spero che anche voi riusciate ad essere sereni in questo momento molto difficile. Come vi state mantenendo in questo periodo di quarantena, la tua corsa? Allora, sto correndo poco perché diciamo che allenarsi nelle condizioni in cui sono mi fa passare la voglia, però so che non posso star fermo, so che arrivo da un periodo di forma pazzesca e sarebbe stupido mollare il colpo perché non ci si riesce ad allenare, quindi tanta forza di volontà che mi ha contraddistinto nell'ultimo periodo la sto cercando di portare in questi allenamenti che definisco terribili perché girare come un cretino è davvero terribile. Anche la tua corsa non è stata davvero facile, ma purtroppo mi sono già abituato perché l'anno scorso, a fine marzo, alla Stramilano, mi sono fratturato il collo dell'omero, il trochito omerale, quindi per 35 giorni non ho corso. Quindi ovviamente sono purtroppo abituato. Preciso che non ho un tapis roulant, l'avrei comprato volentieri, ma in giro per il mondo non credo che mi serva. E quindi mi comporto in maniera semplice, non è facile passare da 150 km a settimana a una riduzione di chilometri importante. Ovviamente rispetto le regole, corro intorno a casa, un percorso di 60 metri quadrato, 60x4, al massimo mi allontano 30 metri da casa e in alternativa corro nel giardino. Ovviamente correndo su un percorso di 240 metri ho il vantaggio che ogni minuto sono a casa. D'altro canto ho ridotto i chilometri, ho ridotto la velocità, in questo momento non è importante, l'importante è soltanto utilizzare la corsa come momento di sfogo per quello che succede durante la giornata oppure per pensare a cosa fare durante il giorno. Cosa state facendo come allenamenti di cross training? Sto facendo cross training, ho comprato una spin bike, anzi ringrazio il mio amico Antonio per avermela venduta a un prezzo di favorissimo. Faccio sempre dai 40 all'ora di spin bike al giorno, qualche volta ho provato a farla 2 volte al giorno. Sto facendo adattamento, quindi per ora sto facendo del fondo, qualche fuorisella, ma i lavori seri incomincerò ad inserirli tra poco, 2 o 3 giorni, e credo che incomincerò a fare qualche lavoro più tosto anche a livello cardiaco. Sicuramente a livello muscolare mi sta aiutando tanto, anche questo mi mantiene in forma, mi fa perdere poca forma rispetto allo stare fermo. Per quanto riguarda il cross training, faccio sostanzialmente due cose. Da un lato vado sui rulli, ho dei rulli che utilizzavo anche l'anno scorso quando mi sono infortunato alla spalla, lo faccio 4 volte a settimana, non con grande gioia, ma comunque
Anche in questo caso ascolto musica, non esagero, non faccio ripetute, lo faccio solamente per stare in forma. Quali aspetti state curando della vostra preparazione in questo periodo? Potenziamento, stretching? Potenziamento e stretching. Sto facendo qualcosa di potenziamento, sicuramente qualche circuito, sto facendo un gioco, diciamo, il One Punch Man, sarebbero 100 piegamenti, 100 squat e 100 sit-ups più 10 km di corsa. Diciamo che la corsa non è un problema, fare i miei 7-8 km, 10 qualche volta al giorno, qualche volta ho provato anche a doppiare. E gli esercizi invece li ho presi con un pochino più di calma, soprattutto i piegamenti faccio fatica, cioè, nel senso arrivare a 50, ok, andare a farne 100 ancora non ne sono pronto, diciamo. Lo stretching è la parte in cui sono più debole perché non mi è mai piaciuto farlo, faccio fatica a farlo e anche adesso a casa sto lavorando più sul piriforme che mi ha dato problemi nell'ultimo periodo, stretching ai femorali, bicipiti. Femorali, eccetera, dovrei farlo, ma è davvero più forte di me. Per quanto riguarda ulteriori aspetti della preparazione, due cose. Da un lato, 2 mesi fa ho avuto la fortuna di fare il corso di forza dell'Accademia Compex, ho imparato tantissime cose, cercherò e sto cercando di metterle in pratica su me stesso e poi ovviamente dando consigli ai miei amici e a chi mi segue sul canale. Faccio forza 1 o 2 volte a settimana, chiaramente il tempo a disposizione è molto limitato rispetto a prima, come ho detto sono sempre in conference call, però aggiungo 3 sedute di capillarizzazione serale. Nel momento in cui sto montando magari un video di YouTube oppure guardando con i miei figli Netflix. Infine, se riesco, faccio il TRX 2 volte a settimana, soprattutto per la core stability. Non sono un granché, però comunque cerco di impegnarmi a migliorare e vediamo se nelle prossime settimane riuscirò a migliorare. Chiaramente, come sempre, faccio stretching attivo isolato prima di ogni allenamento. Ne faccio davvero poco, però è uno strumento fondamentale di meditazione. In questo momento meditare è fondamentale. E quindi direi che i miei 10 minuti di stretching attivo isolato non me li perdo ogni mattina. Quale scarpa in offerta suggerisci di comprare in questo periodo? Scarpe da comprare in questo periodo. Max mi ha detto, rimaniamo sul tema scarpe, che scarpe da compreresti in questo periodo scontate? Ho visto le Pegasus 36 a un prezzo davvero stracciatissimo, 60 euro su internet, se cercate bene con gli sconti. Con gli sconti le ho viste a 70 euro più qualche altro sconto sopra, e le ho viste anche a 60 euro, quindi direi che è una scarpa super da comprare. Ho visto una scarpa che mi piace molto, la 890, io avevo la versione 2 addirittura, adesso siamo arrivati alla versione 8. Ho visto una versione 7 scontata a 60 euro, 61 anche lei, come scarpa 2 è molto interessante da provare sicuramente. Altre scarpe in commercio a buoni prezzi non ne ho viste, che mi vengono in mente, no. Quindi direi Pegasus 36 a prezzi davvero stracciatissimi, qualche 35 in giro c'è ancora, anche quella a prezzi stracciatissimi, vi conviene farne la scorta, non troppo perché sennò dopo la gomma scade, quindi l'ammortizzazione ne risentirà. Ma ci sono quelle New Balance 890 da guardare bene, cercatele e provatele. Ciao! Per quanto riguarda le scarpe in offerta, so già cosa dirà il mio socio, ovviamente non ho ancora guardato il suo video. Io invece suggerisco le Brooks Launch 7, che sono delle scarpe leggere, mi sembra 255 grammi per tutti i giorni, hanno uno sconto del 30%, sono scarpe reattive e in questo momento sul tapis roulant, che molti di noi abbiamo acquistato in queste settimane, servono davvero e permettono di correre al meglio. A 84 euro mi sembra che sia una scarpa 2020 che possa essere utilizzata per tutta la stagione e soprattutto possa andare bene per tutti i posisti almeno fino ai 75 kg. Eccoci nuovamente qua per una piccola conclusione finale. Da un lato, se Giulia non dovesse andare a Taipei, come invece probabilmente succederà, la ruolerò come intervistatrice nei prossimi mesi. Dall'altro, l'approccio podistico tra me e Andrea è sicuramente differente. Lui più orientato alla performance, secondo me comunque il focus di queste settimane è quello di fissarsi un obiettivo, cercare di perseguirlo indipendentemente da tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Infine è evidente che il rallentamento della pandemia è abbastanza lento, quindi dobbiamo cercare di adattarci e nelle prossime settimane pensare a un piano alternativo di allenamento. Secondo me la cosa importante è restare sereni, stare a casa, alla fine non è necessario correre e un periodo di riposo potrebbe anche comunque fare bene.
Se vi è piaciuto il video, like, commenti sempre qua sotto e se potete iscrivetevi al canale. Mercoledì ci sarà il solito video del workout dei 2 minuti. Per ora è tutto, mi raccomando, state sereni. Ciao, alla prossima!